Ah, eccoci qua. Oggi andiamo a potenziare e modernizzare un Mac Pro 2013, uno dei computer più belli mai esistiti. Vediamo se può essere ancora utilizzabile a livello semiprofessionale o user nel 2022. Faremo un upgrade da 6 core a 12 core Xeon, però con Xeon il E5-2695 che ha basso consumo rispetto ad altri, dunque per dargli più longevità negli anni e ridurre leggermente i consumi e il surriscaldamento. Puliremo tutto internamente, applicheremo nuova pasta termica, faremo upgrade RAM, upgrade del disco stato solido e vediamo come si comporta confrontandolo a macchine moderne come un MacBook Pro 14 pollici. Partiamo con la pulizia e l'upgrade. Però eccolo qua con i suoi 12 core 24 thread alla grande. Bello pulito, ma non solo. Infatti adesso nei risultati multicore abbiamo un punteggio del 40% più alto, dunque un ottimo incremento che si noterà nei software soprattutto professionali. Vediamo se può reggere il confronto con Apple Silicon M1. Questo modello fece parlare molto di sé quando uscì perché era molto innovativo come dissipazione e fu poi anche uno dei problemi in realtà. E come design aveva il vantaggio di essere un workstation, dunque una macchina molto potente, ma trasportabile e che può stare sulla scrivania. Concetto che adesso si sta ridiffondendo anche col nuovo Mac Studio, però all'epoca forse era troppo avanti per i suoi tempi. E la critica principale era l'assenza di espandibilità PCI Express all'interno, ovviamente perché non c'è posto, però si poteva ottenere con le Thunderbolt perché questo modello aveva già 6 Thunderbolt 2, dunque un'espandibilità esterna incredibile. Solo che all'epoca questi concetti erano ancora un po' troppo alieni, adesso invece sono più accettati, dunque non è più, diciamo, un malus, non è più sconvolgente avere dei dischi esterni veloci, avere una scheda video esterna che si può connettere ovviamente anche qua è veloce, però all'epoca era un po' troppo presto. Venendo alla macchina, di nuovo, guardiamo com'è fatta dentro. Ci sono 4 slot di RAM qua e qua. Sfrutta il quad channel. Dunque, occupando tutti i slot si ha una RAM più veloce. Abbiamo fatto l'upgrade da 12 a 16 giga. Prima scheda video con SSD e seconda scheda video. Infatti, questi modelli avevano o due di 300, o due di 500 o due di 700 schede video di AMD di fascia professionale. E poi al centro, attaccato a un dissipatore triangolare, c'è il processore Xeon che si dissipava nell'unico flusso d'aria di questo design molto, molto particolare. Ovviamente ai suoi anni noi l'abbiamo potenziata al massimo e è ancora competitiva, si può ancora usare in modo produttivo, soprattutto per flussi multicore, però un Mac Mini M1 che costa relativamente poco, è praticamente superiore, consuma meno,
ha degli score single core molto più alti e anche multicore. Dunque, un Mac Mini se lo mangia. Può ancora competere in effetti, però non ha forse un valore particolare, un vantaggio particolare rispetto a una macchina di fascia bassa, diciamo, come può essere oggi il Mac Mini. Due porte gigabit, può essere comodo in ambienti di networking per far comunicare due reti diverse, ma qua siamo un po' nella nicchia. L'HDMI era a 30 Hz in 4K, dunque meglio usare le Thunderbolt con la mini DisplayPort. Un 4 porte USB 3, entrata e uscita audio, anche digitale. E questo finisce la dotazione di questo computer. Internamente, oltre alla RAM, non è espandibile e si può cambiare ovviamente il disco, però ovviamente le schede video si possono sostituire, ma non si trovano in commercio, si trovano usate. Dopo tanti anni le schede video non possono reggere il confronto, si comportano ancora bene per uso, diciamo, desktop o ufficio, e per i software che riescono a sfruttare entrambe le schede video si ha qualche vantaggio, dunque ancora, per esempio, Final Cut si comporta bene, però non aspettatevi miracoli. Editing fotografico base, multitasking pesante, si comporta comunque ancora molto bene. Abbiamo anche testato un gioco moderno come Myst, e grazie al fatto che è un gioco ottimizzato per Metal, rimane abbastanza fluido anche in Full HD. Ed ecco il nostro cestino, su Windows si comporta bene. È possibile sfruttare Crossfire X su Windows di AMD per usare entrambe le schede video anche nei software che non sono stati progettati per questa caratteristica. In software invece professionali come DaVinci Resolve o Final Cut, in cui c'è il supporto per la doppia GPU, la macchina, diciamo, si mantiene giovane e reattiva. Se non si usano, file ad alta risoluzione, tipo in 4K o progetti molto complicati, anche la timeline rimane bella fluida. Ovviamente si vede la differenza rispetto ad Apple Silicon sull'esportazione. Spero che il video vi sia piaciuto, per me è stato particolarmente interessante perché questo è stato il Mac dei miei sogni per tanti anni, dunque finalmente avere l'occasione di metterci mano e potenziarlo, che è una cosa che mi piace fare in genere sotto i computer, è stato particolarmente appagante. Se avete dubbi, domande, siete curiosi su qualcosa, se state cercando una macchina del genere usata, volete qualche consiglio, scrivete nei commenti e io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, in modo da far crescere questa community. A breve riceveremo una eGPU Black Beast Pro che sta facendo un po' desiderare e la testeremo, forse sarà l'ultima eGPU, chissà, vedremo. A presto, ci vediamo su questi schermi.